amici, noi siamo i due bomber del freestyle. Bombers, rieccoci di nuovo qua. Oggi è video di martedì e ci saranno i tre nuovi modi per poter imparare skill semplici ma efficaci con tre anche semplici step. Ma Zapigno, chi andiamo a vedere quest'oggi con le skill? Quest'oggi andiamo a vedere un grandissimo, un campione del calcio, una leggenda, il mitico Ronaldinho. Commentiamo qua sotto quale di queste tre skill voi andate a scegliere per poterla fare in partita. Partiamo con 10.000 mi piace per questa nuova serie. Mi raccomando, supportiamola. E Zapigno, dai, voglio dribblare Marti, dai, Marti. Oh, la 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 la. Vabbè, mi manco i capelli di Ronaldinho, ma c'ero. Prima skill semplice da imparare è l'elastico. Primo step. Allora, abbiamo l'avversario che ci sta venendo incontro. Noi abbiamo la palla attaccata al nostro piede forte. Appena noi vediamo che il nostro avversario si sta avvicinando, quindi a una distanza di un passo e mezzo, da lì ci fermiamo e iniziamo a praticare l'elastico. Quindi il primo step è molto a dinamica, vedere la distanza del nostro avversario e impostare inizialmente la skill. Secondo step, è il momento, ragazzi, di impostare l'elastico. Allora, dopo che noi abbiamo praticamente fermato la palla, quindi siamo in corsa e la fermiamo leggermente, ma la palla continuerà ad andare avanti molto lentamente, impostiamo primo piede per terra a lato del pallone, cerchiamo di lasciare almeno una trentina di centimetri di distanza. Dopodiché col destro noi andiamo a dare il colpo di esterno totale al pallone per poter iniziare l'elastico, quindi dando il primo colpo. Come avete visto, ragazzi, ho trascinato la palla, non l'ho colpita, quindi dobbiamo andare a trascinare il pallone con l'esterno, tac, mentre il nostro avversario andrà a inserire la gamba per ostruirci il movimento. Terzo step, è il momento di andare a concludere la skill nonché l'elastico, ragazzi. Allora, dopo che abbiamo trascinato il pallone con l'esterno del piede, andiamo a lasciare la palla prima che ovviamente il nostro movimento di esterno si vada a concludere e passiamo di 180 gradi dietro al pallone. Allora, ragazzi, il nostro giocatore sta arrivando, noi ci dobbiamo preoccupare solamente di effettuare l'elastico, quindi esterno, lasciamo la palla, rientriamo e scattiamo. Questa è la conclusione della skill. Ovviamente noi dobbiamo praticarla prima che il nostro giocatore sta arrivando, quindi il nostro avversario si sta preparando, sta arrivando, noi prepariamoci, palla ferma, andiamo, esterno, tac tac, e partiamo. Così si fa l'elastico in 3 semplici step. Partiamo subito col primo step di questa skill. Ricordiamo che questa è una skill molto a livello fisico, molto tecnico, quindi è a livello di protezione palla. Il nostro avversario, mentre si sta avvicinando alla palla, mettiamo il nostro fisico tra palla e avversario. Quando viene a toccarci, cerchiamo di tenerlo leggermente distante dal pallone. Secondo step di questa skill, una volta che il nostro avversario ci viene a toccare le nostre spalle, in automatico si crea la protezione della palla. Con il piede d'appoggio la spostiamo sul lato opposto della gamba, quindi sulla parte opposta del corpo del nostro avversario, in automatico si formerà il vuoto e il nostro avversario non vede il pallone. In questo caso l'avversario, quando ci viene contro, colpisce, spostiamo e la palla non c'è più. Nel terzo step, una volta che l'avversario cerca di prendere la palla, siamo rimasti a questo punto, la palla non c'è più. Con il nostro piede, questo il destro in questo caso, dovrò fare una specie di rullata all'esterno e girare l'avversario di 180 gradi e scattare. In questo caso, mettendo il fisico, quindi simulando, viene questa cosa qua e l'avversario alle spalle. Ricordiamo che questa è una skill molto puntata sul fisico e sulla protezione palla, ma nello stesso tempo si ha un modo più bello e più anche molto da Ronaldinho per saltare l'avversario. Si prepara il cross! Palo è onesto. Step di questa skill bomber. Allora, il nostro avversario sta arrivando, sta venendo a prendere la palla, ragazzi, quindi noi siamo in corsa, quindi diciamo una corsetta col pallone molto di esterno, così. In questo momento, ragazzi, il nostro avversario è a una distanza circa di 2 passi, quindi il primo movimento da fare è spostarsi leggermente più avanti del nostro pallone. Dopodiché, posizionato a questa distanza, ragazzi, ovviamente il nostro avversario si avvicina un pochetto, l'avversario vai un po' più lontano. Ok, a questa distanza qua, ragazzi, noi iniziamo a posizionare il nostro piede destro, anche il piede forte,
dietro al pallone, perché dovremo andare a usare la punta interna del nostro piede. Ok bomber, siamo al secondo step, il nostro avversario sta arrivando ragazzi, è proprio lì vicino, quindi siamo posizionati col piede in avanti e piede dietro al pallone. In questo momento dovremo come eseguire un doppio passo, ma al posto di farne due ne faremo uno solo. All'inizio dovremo iniziare a trascinare il pallone con la punta interna del piede, in questo modo qua, facendo credere al nostro avversario che noi stiamo andando in quella direzione, quindi con la punta, tac, pam. Così il nostro avversario in questo caso, essendo che sa che noi stiamo andando in quella direzione, andrà a posizionare il piede di contrasto in questa direzione qui. Ma noi dovremo essere molto bravi di corpo a rimanere fissi sul posto, quindi tac, 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 ma fermi sul posto. Sarà molto importante perché questo qua ci aiuterà per l'ultimo step. Terzo step, ragazzi, dobbiamo andare a concludere la nostra skill, il nostro avversario ce la sta quasi per prendere, quindi con la punta noi pratichiamo il doppio passo, ma ne facciamo solamente uno, e la palla sta andando in quella direzione. Nello stesso momento che la palla si trova non vicino al suo piede ma vicino al nostro, l'avversario andrà a posizionare il pallone, ma noi lo scatteremo da quest'altra parte con un movimento di corpo che il nostro avversario non riuscirà assolutamente a prendere il pallone. Quindi piede dietro alla palla, il nostro avversario sta arrivando, eseguiamo il doppio passo, rientriamo e scattiamo. In questa azione qua ragazzi il nostro avversario non potrà neanche poi rincorrerci, perché lui rimarrà fermo sul posto. Quindi il nostro avversario è lontano due passi, la portiamo avanti, doppio passo, rientrate, via. In questo caso qua ragazzi partiamo, scartiamo il nostro avversario e andiamo a segnare un gran gol. Tre modi semplici per poter imparare queste tre skill ragazzi. Scegliamo la skill che vogliamo, commentiamola, 10.000 mi piace per questa skill e ci vediamo alla prossima skill. Fatti riposare, attacca. Ma io sono... Guarda che non si prende palla, non si prende palla. Ah, questa era la nuova, questa qua è il prossimo video, questa non vale, questa non la mettiamo. Primo step di questa skill bomber. Allora, il nostro avversario sta arrivando, è molto arrabbiato, ci vuole rubare la palla, ma noi ragazzi ci prepariamo. Grazie, palla.